Mi scuso per chi mi usa correttamente. No, tranquillo. Quando hai finito di fare ciò che devi, prova a schiacciare la leva e lasciare più pulito per il prossimo che entra dopo di te. Tra parentesi, anche per te quando ritorni, giustamente. Non ci avete mai pensato? Non solo per quello che è dopo di voi, ma magari cioè, avete la diarrea, pensate di aver finito, uscite e poi entrate. Mica volete trovare tutto sporco. Leva, schiaccia, nevo. E dai, e dai, e dai. Benvenuti in questo nuovissimo video dal vostro Pippo Califfo. Il burino più grigio del web. Anche oggi come sempre i cartelli e le scritte più divertenti. Ma prima, se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi e attivate la campanellina delle notifiche. Abbiate la trattino cortezza, non l'accortezza, la cortezza di essere persone civili, non incivili, grazie. E aggiungerei anche abbiate la cortezza di non essere analfabeti. Comunque, come ho sempre detto, quando ci mettono i trattini già sappiamo dove va a parare. Con quest'altro l'ho fatto io così, è nel quartiere Monteverde a Roma. Si prega di chiudere sempre il portone. Complimenti, sembra fatta apposta. Cercasi donna single. Single. Singola, insomma. Vedova e o divorziata. Ma prima di tutto vedova. È un buon necrofilo questo. Anche con un prole. Ma un solo prole. Sani principi morali. Disposta a unirsi con single. Autosufficiente. Pensionato. Proprietario Max riservato. Pensionato riservato. Gramma scalzon loop man. Pezzo di merda. Donne, ma mica vorrete far scappare questa occasione, andiamo, no? Provato, ben provato, poi vedo il numero. Però con calma, non pazzuffate. Da gavetone potete prendere per ogni bottiglia piena di cicche di sigarette in omaggio una birra Peroni. Sono tutta tua sudata. Signor gavetone qua è un ecologista, eh? Oh, attenzione, questo negozio si chiama Stupiscimi, l'angolo del pesce fritto. Ora io dico, come c***o fai a chiamare un locale così? Anche all'estero, fonte della salute, ma attenzione perché non garantiscono che è sana quest'acqua, eh? E probabilmente non è potabile. Ma la fonte della salute. Nel 1918. Vietato introdurre cicli e motocicli, complimenti. Viva l'Italia. La vita da contadini è già abbastanza dura, non rubarci la verdura. Grazie. E dai, Gesù, ci ha fatto pure la rima, già abbastanza dura non rubarci la verdura. Si sono pure impegnati a fare il simbolo del divieto. E namo. Vietato lavarsi i piedi, grazie. Cioè, qua ci puoi solo bere. I piedi lerci, tienili dentro la scarpa. Schifo. Attenzione a questo ascensore in stazione. Questo probabilmente non funziona, ci hanno scritto. Aggiustate sta merda che le carrozzine non volano. E infatti, e namo. Ma mia, veramente, in Italia una cosa se si rompe rimane rotta, eh. Qualsiasi cosa, anche i co***oni, quando mi rompi i co***oni rimangono rotti. Ah, oh, c'hai fame? Allora piatti una tartar di manzo. Come si fa a scrivere tartar così? Attenzione, menù solo primo, euro 12. Menù solo secondo, euro 12. E poi qua dice, vabbè. Menù completo, euro 12. Bevanda piccola corrisponde a mezz'acqua. Signori, insomma, almeno sapete che 12 euro in tasca ce li dovete avere per mangiare. Se volete primo, secondo, completo, 12 euro. Tutto. È importante che l'abbiano specificato comunque. Attenzione, si richiede gentilmente di smaltire viti e calcinacci negli appositi cestini e non nei vic. Grazie. Vabbè, sto cartello è dedicato ai muratori che passano lì, che quando pisciano scaricano pure i viti e tutta la roba. Intasano tutto. È un bar frequentato da muratori. Oh raga, dai, scaricate sti calcinacci nel cesso dalla sora Maria che voi voglio andare a mangiare. È ora di pranzo, c'ho una fame. Apprendimento. Cioè, veramente, chi ha scritto sto cartello ha sicuramente bisogno di apprendimento. Ma tanto. Attenzione, questo è bellissimo. Questo è un libro per la scuola. Bibbia e scienza. Chi ha ragione? Ragione? Eh beh, l'eterno dibattito. Leggiamo. La Bibbia non ha alcun interesse storico o scientifico. È una professione di fede espressa sotto forma di racconto poetico. Essa narra che Dio ha creato gli uomini ed il mondo per amore. Il libro della Genesi risponde alle domande. Perché c'è il mondo? Chi lo ha creato? Gli scienziati invece tentano di rispondere alle domande. Come si è formato il mondo? Quando si è formato? Esercizio. È importante l'esercizio. Completa la seguente tabella e scoprirai chi ha ragione tra Bibbia e scienza sull'origine del mondo. Quindi c'avete sta tabella, Bibbia, scienza, quando, chi, come e perché. Facendo questo esercizio risolvete finalmente sto dilemma. Questo esercizio ti fa ragionare, ci fa arrivare da solo. Collegando con una linea rossa le risposte abbiamo capito che, due punti, le risposte date dalla Bibbia e dalla scienza sull'origine del mondo, puntini puntini. E qua ci sarà quello che hai capito. Ragazzi, fate uno screenshot a sta roba, fate l'esercizio e poi fatemi sapere. Sia che
siete credente o che non siete credente, dovete fare l'esercizio, mi raccomando. La prossima volta che parcheggi davanti al mio garage e mi impedisci di andare dal mio compagno, dovrai s***armi tu. Firmato Claudia 54. Vabbè Claudia, con calma, eh. Mammazza, te la carmata. Latte di soglia. Non de soglia, de soglia. Voleva dire sogliola, ma non gli c'entrava una lavagna. Io per te scalerei le cime di rapa. Questo è romanticismo da pugliese doc. Attenzione, questo negozio si chiama Apollo 13. Gira arrosto e cuzzeriello. Per carino però, Apollo 13 è carino. Vietato parlare del caldo. Esempio, punto e virgola. Non si usa più mettere i due punti, adesso è punto e virgola. Che caldo fa, che affa, ho caldo, si suda, eccetera. Ce ne siamo accorti anche noi, grazie per la collaborazione. Quindi sudate in silenzio. Non rompete i co... Attenzione, do not, not. Cose... Ah beh, questo è tutto da completare. Però anche questo è veramente inquietante, sto cartello, eh. Beh, tu lo osservi e dici, oddio, che cos'è che è vietato? Che devo fare? Attenzione, menu all you can eat. A pranzo, bevande, dolci, caffè esclusi, l'adulto paga 16,90. Mentre tuo figlio, fino a 120 metri di altezza, che non dire che già sai che è inferiore a 120 metri, misuralo. Scusa. Comunque paga 9,90. Cioè, comunque all'ingresso c'è sta proprio il metro, come a Luna Park. Se è più alto di 120 metri, paga come un adulto. Giustamente. O anche come un gigante. Ma poi, a cena l'adulto paga di più, 26,90, cioè 10 euro in più. Il bambino sembra al di sotto dei 120 metri. 14,90. Non in proporzione 10 euro di più come l'adulto. Cioè, dovrebbe essere 19,90. Ma cos'è? Perché a cena i giganti pagano di meno? E in più pagano pure il coperto, 2 euro. Mentre a pranzo no. Cioè, in questo ristorante sono proprio rincoglioniti. Oh, in questo negozio qualcuno si è divertito a comporre le parole. Devi trovare tu le parole. Il vetro pellicola solo vende, non montare, non dire qualcosa, grazie. E chi dice nulla? Oh, tranquilla. Per pronto soccorso, bussare il campanello. È chiaramente al sud. Oppure vuole proprio dire bussare, cioè devi proprio... Cose? Smetti di cercare di piacere a tutti, non sei una pizza! Lo sapevi questo? Mo te lo dico io, non sei una pizza. FICA, Federazione Italiana Consumatori Arrosticini. Vabbè, questa è... chissà se esiste veramente questa federazione. Attenzione, questo negozio, orario apertura da lunedì al sabato dalle 8.30 alle 9.30. Ma attenzione, orario continuato. Ti famo un'ora, ma continuate. Quasi lavora. Meno palore, più abbracci. È cinese. Qua hanno invertito le lettere. Qua c'è il disegno di un seno. Falle felici. Sconti fino al 50%. Ma che davvero? Si chiamano chite. Ma chi te se incula, oh? Prendete pannocchie gratis, ma attenzione alle sorprese. È pesante la sorpresa. Oh, qua abbiamo pasta di soia con cipolla, tonno e maionese. Tu dici, hai sbagliato a scrivere? No, hanno riscritto. Pasta di soia con cipolla, tonno e maionese. Buono, te fa ne voglia. Se cucinano come scrivono, muori. Pompino cromato. Cromato? Tra l'altro, starnese, non so come si usa. Forse ho capito. Beh, più che altro sembrano schiaccianoce, anche detto schiaccia-coglioni. Avviso per i clienti: nel cornetto vuoto non c'è niente. Ah beh, ma me lo dici così? Ah, ma hai fatto spoiler. In Italia li fanno sempre vuoti. Tieni i cornetti, fatto vedere che c'è sta la crema sopra e poi dentro c'è sta anche... Neggio. Locale climatizzato. Si alzano proprio contro il locale. State calmi, mi raccomando. Se il tuo c***o è troppo piccolo per mirare, allora siediti e piscia come la donna quale sei. E ci hanno fatto anche il disegnino, guardate come ha fatto bene. C'è un uomo che non riesce proprio col flusso ad arrivare al cesso. Che tristezza. Volete comprare vape? Qua c'è scritto vepa. Questo indettato c'aveva uno. Ortacci, due. A lei che stacca i fiori dalle piante. Educato da lei, Di questa via. Sappia che è stato ripreso dalle telecamere più e più volte. C'abbiamo proprio un repertorio di lei. Fotografato, riconosciuto. E che la prossima volta riceverà solo una bella denuncia. Buona giornata. Almeno questa ha scritto bene, dai. Zona riservata alla prostituzione. È solo là però, In due metri quadrato si fa tutto. Guarda, tutta la mucchiata. Si raccomanda di non gettare carte e gomme masticanti negli urinatori. Gomme masticanti. E non intasate, dai, Gesù. Per favore, se avete trovato una chiave nera, chiamare a questo numero, per favore, chiave de lavoro, grazie mille. Ma questo chi ha scritto? La prostituta straniera che lavora lì, nella zona riservata. E poi ci ha aggiunto venerdì sera. E dai, Gesù, che c***o.
Ho dato pure la coordinata. Attenzione, divieto permanente su tutta la piazzoletta. Tutta la piazzoletta. E vale pure per la boccia. Bene ragazzi, per oggi è tutto. Se vi è piaciuto questo video, date un'occhiata a quest'altro. E mi raccomando, lasciatemi un bel like per sostenermi. Se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi e attivate la campanellina delle notifiche per non perdervi i prossimi video. E va pure.